Pronto? Mi sentite? Sì. Allora, buongiorno, grazie di essere venuti numerosi, vedere la platea piena fa sempre piacere. Allora, io mi riaggancio un momento alla tavola rotonda che abbiamo fatto ieri, che ha moderato il mio socio e cofondatore Mauro Tedeschini, dove cercando di capire con dei colleghi giornalisti per quale motivo le auto elettriche in Italia sono ferme a quel malefico 3-4%. Guido Fontanelli di Panorama dice: ma in Italia l'80% degli italiani vivono in condominio e come fanno a ricaricare il condominio? Non è come in Norvegia dove il 50% vivono nelle case familiari, villette con giardini. Allora, migliore introduzione per il tema di oggi di questa non c'è. Cioè, oggi noi vogliamo cercare di capire perché è così difficile installare un sistema di ricarica nei condomini e anche cercare di suggerire come si potrebbe semplificare questa odissea che è nei grandi condomini trovare il modo di mettere insieme tutti i tasselli di una procedura molto complessa e contraddittoria. Abbiamo deciso di farlo intanto raccontando, facendoci raccontare un'odissea di vita vissuta e ce la racconterà il professor Alessandro Abbotto, che insegna scienza dei materiali alla Bicocca di Milano. È una persona molto precisa che ovviamente per installare la sua wall box si è studiato per filo e per segno le circolari, le direttive, le leggi, le regole condominiali. Alla fine ci è riuscito, però Alessandro, raccontaci cosa ti è costato questo. Va bene, allora buon pomeriggio a tutti. Si può? Perfetto. Allora, questo è lo schema sintetico per grandi linee del percorso della ricarica in condominio. La mia è un'esperienza ormai quinquennale che si è risolta solamente l'anno scorso, che però ha avuto uno sviluppo di molti anni, in due condomini, uno molto grande con 200 box e circa un'ottantina di appartamenti. E l'altro invece molto piccolo, con una dozzina di appartamenti e una decina di box. Quindi ho visto personalmente entrambe le tipologie. Il primo punto è il DM 3708, che è un DM che chi vuole installare la wall box non conosce. In realtà è un obbligo di legge perché si riferisce a qualsiasi installazione elettrica in particolare, quindi anche riferito alla wall box. Qui la difficoltà è la potenza e il fatto che l'autorimessa sia sottoposta o meno al certificato prevenzione incendi. Nel caso in cui sia sottoposta a CPI, è obbligatorio un progetto redatto da professionista che spesso però alcuni installatori, anzi devo dire la maggior parte degli installatori che io ho consultato, non propongono, sono stato io a dire che volevo un progetto redatto da un professionista, il quale a sua volta non è innanzitutto facile da trovare perché sono ancora pochi professionisti, ci sono, io ho avuto la fortuna di incontrarli, uno è anche qui presente, però in generale non ci sono dei professionisti che hanno un'esperienza tale per l'installazione della wall box e quindi rischiano di progettare un impianto che poi non è a norma e quindi, ad esempio, non solo potrebbe essere pericoloso, ma non coperto dall'assicurazione. Ci potrebbe essere la possibilità, nel caso di wall box che hanno una potenza fino a minore di 6 kW, di aggirare il progetto del professionista, ma solamente in autorimessi non sottoposta a CPI. Quindi già questo, per chi non lo sa, è la difficoltà a monte che però blocca tutto, perché se non parte bene tutto il processo poi non ha senso. Dopodiché c'è l'installazione vera e propria e a questo punto ci si rivolge a un installatore in genere indicato dal produttore di wall box oppure di fiducia indicato dall'amministratore di condominio. In questo caso le difficoltà sono
ne discutevamo prima, la scelta se collegare la wallbox al contatore condominiale o al proprio contatore personale dell'appartamento, che è la scelta che io ho effettuato. In questo caso la difficoltà è di tipo puramente tecnico ma affrontabile. Si tratta di tirare dei cavi della sezione opportuna fino al contatore con un interruttore magnetotermico, e poi si arriva al terzo punto, che nel mio caso è stato il problema più spinoso principale, che è la bobina di sgancio, cioè il collegamento al pulsante di sgancio generale di emergenza per disalimentare l'autorimessa in caso di emergenza. La mia esperienza è che sulla bobina di sgancio ho sentito tantissime versioni, delle quali alcune, ahimè, sapevo non erano corrette, per cui degli installatori propongono delle soluzioni che non sono idonee. Quindi, ad esempio, alcuni installatori dicono che la bobina di sgancio può essere a lancio di corrente, altri giurano che non può essere mai e poi mai a lancio di corrente, altri propongono un contattore che è più facile da installare, e così via. Quindi è chiaro che in questo caso ci vorrebbe un ordine, perché l'amministratore ovviamente non è in grado di fare questa selezione. L'installatore, per mia esperienza, propone tutte le soluzioni che non vanno bene, e il progettista spesso non è in grado di capire qual è la soluzione migliore. Nel mio caso, stesso condominio, stessa situazione, ho avuto tre progettisti che dicevano tre cose quasi antitetiche. Quindi è chiaro che in questo caso sarebbe opportuno dare delle linee guida ben precise da seguire per superare questo punto. Dopodiché viene installata da wallbox, ovviamente accompagnata da dichiarazioni di conformità, ma questo non è assolutamente un problema. E poi ci sono alcune questioni addizionali elencate nelle linee guida del 2018 novembre del Dipartimento del Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, e cioè un estintore, la cartellonistica opportuna, e arriva il punto dell'amministratore, perché in tutto questo l'amministratore non dovrebbe entrarci in nessun modo, nel senso che non c'è nessun permesso condominiale da chiedere all'assemblea, ma non è quello che dicono gli amministratori e i condomini che vogliono installare una wallbox. L'unico articolo, a mio parere, che entra è l'1102, che dice che se io vado a impattare sulle parti comuni, ad esempio tirando dei cavi, devo non impedire ad altri di fare altrettanto, cioè quindi non cambiare lo stato d'uso delle parti comuni. Ma a parte questo, se io assicuro questo fatto, non ho bisogno di nessuna delibera assembleare. Cosa che invece ovviamente mi è stata chiesta e che io ho rifiutato, perché ero informato, ma chiunque non fosse informato avrebbe creduto che era necessaria una delibera condominiale. Nel mio caso, nel caso del condominio più piccolo, ho dovuto spendere 1.000 euro in più, non perché ero costretto, ma per una quiete, diciamo, una questione di buona quiete condominiale, mettendo un impianto che era quello che voleva l'amministratore, il quale però non aveva nessuna caratteristica di sicurezza normativa superiore a quella che avevo fatto installare io, per cui ho dovuto affrontare una spesa aggiuntiva inutile che, ahimè, non ho potuto dimostrare in nessun modo, nel senso che nonostante avessi portato documentazione tecnica, circolare, norme UNIEN, norme CEI, codice civile, DM, eccetera, non sono stato in grado di fornire un documento di semplice lettura tale da convincere amministratore e condomini che ovviamente io avevo ragione, non solo, ma l'impianto che avevo fatto installare era esattamente quello che ho installato a casa mia a Milano e che quindi andava bene, non aveva nessun problema. Morale, per chiudere, con questo finisco, poi magari mi riservo di intervenire nei vari punti anche dopo. Tutti questi punti qui sono dei punti che in questo momento, a mio parere, necessitano di essere inglobati in un unico documento, in un'unica normativa di facile lettura, una specie di decalogo, dove si
scrive chiaramente cosa si deve fare, cosa non è necessario fare, quale tipo di soluzioni tecniche sono percorribili, quali non sono percorribili, cosa bisogna fare in caso di potenze diverse della wallbox, in modo tale che questo documento sia a conoscenza di tutte le parti del condominio, amministratore, condomini che non sono interessate a installare la wallbox e condomini che sono interessate a installare la wallbox. Io per adesso avrei finito. Grazie, grazie Alessandro, sei stato fantastico. Ti prego, se puoi accomodarti in platea, perché adesso chiamiamo altri. Voglio dire che il professor Abbotto, che da anni collabora scrivendo articoli per noi, soprattutto sulle sue materie di competenza, che sono i materiali, l'idrogeno, le fonti di energia, ma comunque ha raccolto questi scritti in un libro che uscirà tra poco, e tra i vari articoli ce n'è uno che sintetizza tutto quello che ci ha raccontato, quindi se volete fissato sulla carta questa odissea, lui l'ha scritta, a differenza di Omero che si limitava a raccontare la memoria. Tu hai detto che servirebbe un documento di sintesi di tutto questo, ed è quello che mi risulta farà Motusè insieme, in collaborazione con l'ANACI, dovrebbe uscire in giugno questa guida all'installazione in condominio. Ecco, chiedo di venire a presentare, se vuoi magari parlare dal palco, a Matteo Gizzi, che è responsabile Marketing Intelligence di Motusè. Prego. Mi sentite? Allora, grazie a tutti, grazie per l'invito. Quello che cercheremo di fare brevemente è di rispondere un pochino ai quesiti che sono emersi fino ad oggi, no? Fino ad ora. Quindi, qual è il potenziale della ricarica in condominio rispetto alla crescita del mercato auto che ci aspettiamo, e effettivamente se c'è bisogno di una guida, e ce n'è bisogno, appunto come associazione abbiamo pensato proprio a quello, a riuscire a mettere insieme tutta una serie di normative, di riferimenti, di disposizioni tecniche che potessero aiutare poi chiunque, cittadini o amministratori di condominio, a portare a termine quello che è il processo di infrastrutturazione di un condominio in tutte le casistiche possibili. L'abbiamo fatto in collaborazione con ANACI, in modo da avere anche un contributo da parte di chi poi questa tematica l'affronta quotidianamente, e ci permetterà poi di avere anche a livello di dissemination una platea molto ampia di, diciamo, di interlocutori che effettivamente poi si occupano di questa tematica. Qui abbiamo riportato un pochino i numeri di oggi del mercato auto. Come ben sapete, siamo fermi al 3% per quanto riguarda le immatricolazioni. Non sto qui a disquisire i motivi di, diciamo, questo basso crescita del mercato BEV, ma sappiamo bene che siamo in attesa degli eco bonus da un po' di mesi. Speriamo che in queste settimane riesca a uscire finalmente il decreto. Il tema forte è quanto ci aspettiamo che crescerà. Noi come associazione abbiamo più volte, diciamo, fatto degli scenari di crescita, e sappiamo che più o meno al 2030 dovremmo arrivare, secondo il PNIEC, a 4,2 milioni, però una forbice che va, insomma, tra i 2 milioni e i 4 milioni di veicoli. Quindi come fare sì che questa crescita sia sostenuta, perché poi chiaramente ad oggi uno dei driver principali per l'elettrificazione della propria vettura e della propria mobilità è proprio avere accesso alla ricarica privata. Oggi la maggior parte degli EV driver che, diciamo, accedono a questa tipologia di mobilità lo fanno perché possono ricaricare a casa. Qui abbiamo riportato alcuni dati di una survey di Enea che ha fatto poco tempo fa, dove effettivamente si vede come ancora oggi la maggior parte degli EV driver scelgono questo tipo di mobilità proprio perché hanno disponibilità di ricaricare a casa o al lavoro. Quindi è importante questo, che, perché è il segno di quale sia la potenzialità del settore, soprattutto dei condomini. Se andiamo a vedere un pochino i dati, ad oggi in Italia sono circa 1.200.000 condomini con circa 10 milioni di posti auto. Questo significa che comunque il potenziale di crescita è elevato, e ad oggi tendenzialmente sono stati installati, circa 450.000 dispositivi, dovuti principalmente al super bonus, in quanto era uno degli interventi trainati, diciamo, all'interno del super bonus. Però quello che un pochino abbiamo stimato è che da qui al 2030 c'era una forte crescita del mercato del privato, quindi intorno anche ai 2,4 milioni di wallbox, più o meno come tipologia di crescita del mercato nei prossimi 6 anni.
Quali sono le opportunità? Ce ne sono tante, sono la condivisione della ricarica, quindi si può pensare anche a condividere la propria ricarica all'interno del condominio, sono sviluppi all'interno delle CER, all'interno di autoconsumi collettivi, quindi formazione, diciamo, da questo punto di vista anche di benefici per quanto riguarda una sorta di sistema di condivisione dell'energia prelevata e immessa in rete da parte magari di fonti rinnovabili, o la partecipazione anche ad altri servizi del mercato elettrico. Questo era per dare un po' una panoramica di quello che è il potenziale di crescita. Perché abbiamo fatto questa guida, appunto, che faremo uscire a giugno, metà giugno speriamo, e l'idea è proprio quella di mettere insieme un pochino il lavoro che ha fatto il professor Abbotto in questi mesi, in questi anni per la sua, diciamo, privata, diciamo, situazione, però era quello appunto di mettere insieme tutta la vastità di normative che ad oggi riguardano l'installazione in condominio di una ricarica privata, quindi un'infrastruttura che sia privata o che sia poi condominiale, quindi condivisa a livello del condominio stesso. Quindi qua abbiamo, questa è una bozza un pochino di quelli che sono i temi che verranno trattati. Partiremo logicamente da temi tecnici, quindi le modalità di connessione, quali sono i tempi di ricarica. Cercheremo, insomma, tramite questa guida di avere anche un ampio spettro se riguardo a quelle che sono le tecnologie disponibili, se si può partecipare a qualche tipo di sperimentazione, se ci sono incentivi, quindi un pochino un quadro generale. E poi andremo a lavorare su tutta la parte degli obblighi e delle normative ad oggi vigenti, quindi ci sarà tutta una serie di casistiche, quali sono tutte i vari passaggi che devono essere fatti dal privato cittadino e quali documenti servono, appunto, come diceva il professore, se serve un progettista abilitato o meno, in quali casi, quali tipologie di installazioni si possono fare, se bisogna avere un pod privato, se si può avere un pod dedicato che può essere condominiale o può essere sempre privato, insomma andare a declinare tutta una serie di situazioni che possono essere poste davanti a chi decide di fare questo tipo di iniziativa. E poi abbiamo anche esplorato novità di mercato, che magari ne parleranno altri interlocutori successivamente, che possono essere delle soluzioni che effettivamente hanno un valore aggiunto e che possono facilitare il compito da parte dei vari soggetti che decidono di infrastrutturare la propria rete di ricarica, perché appunto vogliono passare alla mobilità elettrica. E infine cerchiamo sempre di rendere un pochino facile quella che è la lettura delle nostre guide, cercando appunto di mettere, diciamo, verso la fine una sorta di Q&A che riguarda le principali problematiche, le principali paure che hanno, diciamo, chi poi decide di fare questo passaggio, e abbiamo cercato di fare anche una checklist di tutti i passaggi che deve fare il cittadino e l'installatore, in modo da avere una sorta di foglio, diciamo, di foglio dove appunto ci sono tutti i passaggi riportati, dove si può appunto spuntare proprio per rendere il più facile possibile l'approccio a questo tipo di ricarica. Per noi è veramente importante, appunto, come elemento trainante del mercato, e quindi speriamo che con questa guida e con l'aiuto di Anaci nella parte anche di dissemination, e quindi di far conoscere quelle che sono le opportunità, e che non è proprio così difficile poi portare a termine questo tipo di investimento, anzi, se tutte le componenti sono tra di loro sinergicamente decise a mettere a terra un tipo di infrastruttura, si riesce in poco tempo a fare tutto. Quindi io ho terminato, non voglio levare altro tempo a chi verrà dopo di me. Grazie per lo spazio. Grazie, grazie Matteo. Allora, abbiamo elencato tutti i problemi, ma cosa bisogna fare, cosa si sta già facendo per fare in modo che questo titolo "mai più un condominio senza punti di ricarica" diventi realtà? Ecco, noi abbiamo una serie nutrita, direi, di interlocutori, ciascuno dei quali può dare delle risposte. Io comincerei chiamando i primi, cioè Omar Imberti, che è il coordinatore di gruppo e-mobility di Anie, prego. Gerald Avondo, responsabile prodotti e servizi e-mobility di Scame, quindi produttore di wallbox e di sistemi di ricarica. Diego Trabucchi, che è manager in Italia di Charge Guru, che è super consulente, appunto, per cerca di aiutare i clienti nel realizzare questi impianti. Poi chiamerei Mario Spagnoli del GSE, ecco qua, grazie. E infine il comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna, Calogero Turturici. Grazie.
accomodi. Prego, allora cominciamo, Omar, tu rappresenti tutte le imprese che producono l'hardware per la ricarica. Spiegaci cosa state facendo e come vedete il problema. Allora sì, innanzitutto grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Ho preparato 30 secondi di presentazione su chi è ANI. ANI è la federazione all'interno di Confindustria che rappresenta le aziende elettromeccaniche, elettroniche ed elettrotecniche. Stiamo parlando di circa 1100 aziende associate, 400.000 addetti impiegati, 93 miliardi di fatturato. All'interno di questa federazione è nato questo gruppo e-mobility che è trasversale e quindi è trasversale su tutte queste tipologie di tecnologie, quindi abbiamo sia chi, il nostro focus ovviamente è l'infrastruttura di ricarica, ma abbiamo anche chi fa i cavi, chi fa le condutture, chi fa gli interruttori, quindi riusciamo a vederla, lasciatemi dire, in una maniera olistica a 360 gradi. Entrando un po' nel merito, permettimi di Massimo di partire un po' dalle basi, nel senso si è accennato a normative. Ecco, il professor Abbotto ha detto che non è così semplice mettere un wallbox perché ci sono una serie di normative di cui tenere conto. In particolare per caricare un veicolo elettrico dobbiamo tener conto, da un lato ovviamente la parte di normativa del veicolo, ma ci sono normative specifiche per i connettori, ci sono correttamente, come è stato già anticipato, delle normative che riguardano l'installazione delle infrastrutture di ricarica, l'installazione in generale, nonché poi, se vogliamo guardare anche al tema del come dialoga il veicolo con la rete, dobbiamo tenere conto della ISO 15118, in particolare la parte 2 e la parte 20, ed infine quella che è la normativa, lasciatemi dire, più importante per la ricarica dei veicoli elettrici, che è la IEC 61851 parte 1, che vorrei ricordare a tutti cosa ci dice. Ci dice fondamentalmente che per caricare un'auto ci sono quattro modalità, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Il modo 1 e il modo 2 molto velocemente, il modo 1 è quello utilizzato per gli scooter, tanto per capirci, e per i veicoli leggeri. Il modo 2 ci permette di utilizzare anche un connettore domestico, ma sul cavo devo avere un oggetto, questo in cable control box, dove c'è il PWM che permette il dialogo della rete con l'auto. Perché ecco, magari dico cose banali, ma un veicolo elettrico non è un aspirapolvere, non è che lo collego alla presa e funziona, ha bisogno di un dialogo con la rete. Nel modo 3 e nel modo 4 questo dialogo è sulla colonnina, nel modo 2 possiamo averlo sul cavo, ma c'è un però, nel senso che queste due modalità sono vietate in ambienti aperti a terzi, ovvero il cui accesso non è del solo proprietario, quindi in un parcheggio condominiale è aperto a terzi, non posso utilizzare il modo 2. In più, in tutti i luoghi soggetti a controllo e prevenzione incendi, posso usare solo il modo 3 e il modo 4. E qualcuno mi dice, bravo, ma però con la presa con l'asciugo è la modalità più semplice. Sì che è la modalità più semplice, però se andiamo a pensare a come sono fatti la maggior parte dei box italiani, che tipo di impianto elettrico c'è dentro, e avere un qualcosa che non mi permette di verificare se l'impianto a monte è dimensionato correttamente, può comportare anche delle problematiche legate alla sicurezza. Per cui a maggior ragione in questi periodi dove troviamo anche tante plug-in hybrid che usano l'asciugo, ecco, facciamo attenzione perché uno, rischiamo di andare fuori norma, due, sicuramente utilizzando un wallbox controlliamo l'impianto a monte, perché ovviamente il professionista dovrà certificare che l'impianto è adeguatamente dimensionato. Scusatemi questa parte introduttiva, ma credo che sia fondamentale per tenere il tema sulla normativa e sicurezza. Ti posso fare una domanda? Perché sul nostro sito tantissimi dicono, ma se io metto una presa industriale che magari in aziende, non so, alimenta macchine, utensili che richiedono grande potenza, forni elettrici, eccetera, cosa rischio? Perché non posso usare una presa industriale? Assolutamente la si può usare, ma nel senso che il modo 2
utilizzato in un ambiente chiuso a terzi, si può fare anche con la presa industriale. È chiaro che se lo faccio con una presa industriale, prendo un professionista, gli faccio fare l'impianto, sono sicuro che l'impianto è dimensionato, va bene. Ma la particolarità di dire in ambiente non fruibile da terzi, com'è motivato? Cioè se in sostanza, se io non ho il box chiuso con una serranda, in teoria non potrei utilizzarlo. Esatto. Perché? Domanda? Allora, non ho scritto io la norma, per cui vado... Chiedo dov'è la logica. L'interpretazione è che se io mi carico all'interno di un box chiuso, ovvero che è di mio dominio, faccio di tutto per caricarmi in sicurezza e quindi tutti questi controlli li faccio. Se sono in un ambito aperto a terzi, io non so chi ha fatto l'impianto, se l'ha fatto a norma o se non l'ha fatto a norma. Questa credo che sia la ratio che sta dietro a... Ho capito, scusami, ma ho riportato un dubbio, una domanda che mi sta facendo. No, io quello che come anni insistiamo a dire è: attenzione, il caricatore di emergenza, il modo 2 con l'asciugo, si chiama caricatore di emergenza perché va usato in caso di emergenza, cioè non va usato quotidianamente tutti i giorni. Andando poi nel punto dell'elettrificare i box condominiali, sicuramente dobbiamo fare una grande distinzione tra il pod individuale, o il mio pod individuale, quindi posso utilizzare sistemi di power management, il mio impianto è limitato, oppure devo andare sul pod comune condominiale, e qua probabilmente la situazione diventa un pochettino più complicata, perché capite che va tutto molto bene, ma se ogni volta che un condomino vuole installare un wall box, cosa facciamo? Rifacciamo un impianto? Tutti che fanno passare cavi all'interno del box? Non credo che possa essere una soluzione efficace, anche perché probabilmente poi qualche problemino alla lunga con tutti questi cavi rischiamo di crearlo. In questo senso ci viene in aiuto anche la nuova PBD, la cosiddetta direttiva delle case green, nel senso che prevede che ci sia negli edifici di nuova costruzione con almeno tre spazi di parcheggio la predisposizione per il 50% per i veicoli elettrici a tutti gli effetti e l'altro 50% per i veicoli leggeri, per cui una predisposizione quantomeno dei cavidotti ce l'avremo e andremo a prevenire questo fatto dell'avere ogni condomino che va a fare il suo impianto. E come anni in questo senso stiamo portando avanti ormai da qualche mese, se non da qualche anno, l'idea che invece che avere un pod dedicato per ognuno che vuole fare un punto di ricarica, sia opportuno avere un pod unico per la ricarica dei veicoli elettrici. Avrebbe molteplici vantaggi, non ultimo quello del fatto che se tutti i punti di ricarica sono sotto un unico pod, potrebbero anche partecipare a quelli che sono i servizi come le smart grid, il V1G, per cui se la rete dovesse avere delle necessità particolari, capite che se la mia auto sta nel box dalle 8 la sera alle 8 la mattina, se anche per mezz'ora non la sto caricando, non succede nulla. Se sono sotto il pod condominiale e tolgo corrente magari intanto che ci sono le luci accese di notte, probabilmente qualche problema lo creo. Per cui, oltre al fatto che poi all'interno di questo impianto dedicato con un unico pod potrei prevedere tutti i vari sistemi di modulazione della potenza, perché torno a dire, non è che tutti devono caricarsi al massimo della potenza per tutte le ore. In più andrebbe a creare anche la possibilità di nuovi business model, probabilmente nel momento in cui c'è un unico pod condominiale, qualche azienda di produzione, di installazione, di servizi, potrebbe anche andare a proporre all'amministratore di condominio: faccio io la predisposizione di tutti e man mano che i condomini vogliono installare wall box li faccio pagare la loro parte. Quindi ecco, questo tema del pod unico come anni lo vediamo come un qualcosa che vada stimolato ed incentivato. Concedimi un'ultima battuta sugli incentivi, ovvero che
gli incentivi non servono. O meglio, non servono se si annunciano con troppi mesi di anticipo. Ragazzi, noi stiamo vivendo, le nostre aziende stanno vivendo un momento di mercato difficile. Perché? Perché è da novembre che stiamo aspettando gli incentivi per le auto e per i wall box. Noi abbiamo, e permettetemi di dirlo come associazione, in Italia ci sono grandi eccellenze come produzione di stazioni di ricarica. Abbiamo anche delle start-up che sono nate sulla mobilità elettrica. In questo momento sono in difficoltà perché hanno un mercato completamente fermo. Quindi ecco, gli incentivi vanno bene, li annunciamo quando ci sono, piuttosto è meglio non averli. Grazie. Posso farti una domanda? Cioè, ti ringrazio e ti applaudo mentalmente. Grazie. Una domanda, gli incentivi, gli ultimi incentivi per le wall box sono quelli retroattivi sul 2023, giusto? Giusto. Quindi al momento chi installa una wall box non sa ancora se ci sarà un rinnovo per poter accedere. No. Cioè la domanda è non è peregrina, perché qualcuno è peggio. Lo sa perché a novembre è stato detto: tranquilli, questo bonus dell'80% sulle wall box domestiche lo stiamo rifacendo, arriva, siamo a maggio, lo stiamo aspettando. Da quello che sappiamo dovrebbe essere giugno. Guardo Matteo perché dovrebbe essere giugno, però capite perfettamente che se io oggi vado, se anche domani arriva l'incentivo sulle auto, e quello sembra davvero addirittura d'arrivo, parliamo di giorni, compro l'auto elettrica, mi serve il wall box, chiunque mi dice lo compri adesso pagandolo per intero o aspetti tra un mese che arriva l'incentivo? Però se sia. Quando arriva l'incentivo ti permettono di incentivare il pregresso, il retroattivo, cioè è un'incertezza nella quale uno dice diamoci piano. Se tu ci senti di mettere la fiche sul tavolo, io per assurdo l'ho fatto, ho giocato d'anticipo, poi è uscita la regola e io non ero adeguato alla regola che è uscita. Io dico, io aspetto che vedo le regole come sono, le regole del gioco, poi decido se giocare o meno. No, questo giocare sarebbe d'anticipo corretto. No, in effetti. Senti, ti ringrazio moltissimo, se grazie, ti puoi fermare ancora un momento, ci fosse qualche altra domanda dalla platea. Grazie ancora. Grazie Omar. Allora, Gerald Avondo, che è il responsabile prodotti e servizi e mobility di Scame. Ecco, io so che voi avete anche dal punto di vista dell'hardware qualche prodotto nuovo da lanciare, con qualche risposta ai temi che sono usciti adesso. Ce le puoi raccontare? Assolutamente. Quindi, anzitutto grazie Massimo, grazie agli altri relatori, perché penso che questo intervento ci dà modo proprio di affrontare questo tema molto sentito da diverse prospettive, quindi ti ringrazio ancora, lo vedremo da un punto di vista regolatorio, installativo, e come Scame cerchiamo di fare luce invece su quelle che sono le soluzioni tecniche che possono poi essere implementate, che vanno a risolvere quei magari argomenti un po' più dibattuti o controversi. Quindi io cercherò di farlo sotto forma di storia. Chiaramente i protagonisti di questa storia sono loro, sono gli amministratori di condominio, sono i condomini e sono gli installatori, perché sono queste tre figure che devono essere poi attori del cambiamento, e se queste non hanno chiaro quali sono poi le soluzioni tecniche, o aver chiaro quali sono gli ambiti normativi o installativi, come diceva il professor Abbotto, è chiaro che si ritarda. Come Scame, perché non ci conoscesse, siamo una realtà industriale italiana attiva dagli anni 60, abbiamo festeggiato il 60° l'anno scorso, e dal 2010 realizziamo stazioni di ricarica, quindi abbiamo accumulato un certo numero di anni di esperienza, e che ci portano dalla wallbox domestica fino agli HPC. Però è chiaro che in questo contesto, col solo pezzo di ferro, lasciatemi dire, i dubbi e i problemi che abbiamo oggi nell'ambito condominiale non li risolviamo. È per questo che abbiamo investito molto nell'ambito del software, quello che è il gestionale, e infatti a giugno noi lanciamo poi una nuova piattaforma, si chiama Eleva, e vedremo poi come mai nella nostra storia
e l'EVA ci torna buona. Che è una piattaforma locale, non necessita di abbinamento, può essere installata all'interno del condominio e far girare l'infrastruttura di ricarica. Ora andiamo poi a vedere i vantaggi, la tengo, cercherò di essere conciso, almeno abbiamo un po' di spazio per il dibattito. Che la prima grande scelta di fondo poi che si deve fare in condominio, disclaimer, io mi concentrerò chiaramente su quando ci si allaccia sotto le parti comune, perché quando ci si allaccia sotto il contatore individuale, bene o male, va via abbastanza liscio. Certo, ci sono i problemi installativi, però io posso decidere di tenere la mia wall box, collegarla eventualmente in futuro ad Arera perché sia smart, però non devo fare nient'altro e sono indipendente perché è allacciata sotto il mio contatore. È chiaro che se invece vado sotto le parti comuni e cominciamo a caricare tutti come con l'ascensore, dopo si suddividono le spese. Se anche l'infrastruttura e io carico l'auto sotto il contatore comune, quelle spese dopo dobbiamo rendicontarle. Questo è un po' il tema, no? E quindi quando si scelgo una wallbox posso o collegarmi a una piattaforma esterna che mi fa un servizio chiave in mano in abbonamento o faccio un investimento una tantum, e questo è il caso di Eleva, che nella nostra storia, io ho deciso di rappresentarla così, una supereroina al servizio poi dei nostri attori, gli amministratori, i condomini e gli installatori. E quindi in questa storia, se volete, c'è il primo tema di come ripartire i costi quando siamo allacciati sotto le parti comuni, perché è un tema, quando si tocca il portafoglio, sensibile. Quindi come li ripartiamo? Vi porto il caso, io con i consumi idrici a casa, anch'io vivo le gioie del condominio e quindi il consumo idrico, io devo fare la lettura, abbiamo un contatore unico dell'acqua e quando devo comunicare all'amministratore vado, faccio la mia lettura, gli dico io ho consumato tot e lui me le scorpora dai consumi idrici. Potremmo farlo in questo modo simile con i consumi energetici, salvo che poi abbiamo diverse fasce e costi collegati alle fasce energetiche. Quindi il semplice comunicare all'amministratore quanto ho consumato io non tiene conto anche di questi aspetti. Quindi diciamo, gli spunti che possono essere sono quelli di, in questa piattaforma, definire quelli che sono i costi per le varie fasce orarie e giornaliere, in modo che poi possiamo avere una rendicontazione puntuale. All'amministratore sa che lui ha caricato dalle alle il lunedì, quell'altro il sabato, quindi la tariffa era un'altra, e quindi l'amministratore ha la trasparenza e può riassegnare dai consumi della bolletta i costi. Posso fare una domanda cattiva? Non è che questo sistema poi permette di tassare la ricarica dell'auto elettrica, magari con una tassazione diversa? Perché molti lettori ci dicono, tanto poi quando avrete l'auto elettrica vi tasseranno l'elettricità, finché l'elettricità è la stessa domestica e per l'auto non è, credo, possibile, ma in questo caso sì. Allora, ti ringrazio per la domanda. Da un lato c'è il tema delle tariffe, penso che dopo magari con Emanuele Regalini di Arera le potrai approfondire meglio. Lato piattaforma, qua la trasparenza lo so, è totale. Lo so che Emanuele Regalini non si sbilancia tanto, è un uomo prudentissimo. E qua la trasparenza dove è massima? Qua la trasparenza è che quelle tariffe qua le mette il condominio. Con l'amministratore, sulla base di quelli che sono i contratti del condominio, si mettono le tariffe del condominio. Quindi la trasparenza è totale. Il lato nostro non facciamo niente. Però andiamo avanti nella nostra storia di tutti i giorni. Dopo l'amministratore con le bollette però c'ha un carico di lavoro in più. Quindi è chiaro che noi dobbiamo anche cercare di aiutare gli amministratori di condominio in questo senso. Quindi se a Eleva gli diamo un collegamento a internet e una casella di posta, lei può mandare all'amministratore di condominio, che è contento, riceve mensilmente o quando vuole lui le bollette, i consumi energetici dei vari condomini. Quindi in trasparenza sa per ogni condomino da quella bolletta delle parti comune quanto è la parte da scorporare per ogni condomino, e poi la luce delle scale, l'ascensore le ripartiamo invece in base ai millesimi. I condomini sono contenti perché hanno la trasparenza, ricevono anche loro la mail con i loro consumi, sanno di cosa stiamo parlando, quindi fin qua potremmo essere, diciamo, possiamo avvantaggiare e aiutare questi a risolvere questi problemi. E l'ultimo invece protagonista della nostra storia è l'installatore, perché anche lui si dice io voglio mettere sotto 10 wall box, e poi ci scontriamo col fatto che comunque la potenza non è sempre quella disponibile per alimentare tutti
contemporaneamente. Quindi l'installatore dice: io come lo faccio ora a mettere a tutti la potenza? E quindi con Eleva noi diamo la possibilità di implementare tutta una serie di logiche di efficientamento dei consumi energetici. Quindi l'installatore è contento perché riesce con una serie di bilanciamento dei carichi ad alimentare, anche se magari a potenze ridotte in quel caso puntuale in cui stiamo per sforare, alimentare tutti i nostri veicoli. E l'ultimo, poi io mi avvio a conclusione massimo, è quando c'è il problema, perché dopo c'è il problema in condominio, magari che si blocca la ricarica o qualcuno deve intervenire, e anche in questo caso, sempre con Eleva, io ho la possibilità di mandare una mail o all'amministratore, che poi attiva l'installatore, o addirittura mando la mail direttamente all'installatore, che può collegarsi e vedere da remoto se ci sono dei problemi ed eventualmente sa che in quel condominio che segue lui, sa che deve andare a intervenire o vedere cosa è successo. Quindi diciamo, questo è un po' quelli che abbiamo visto noi come problemi principali, ma i problemi veri, e cioè, lo spunto è quello di dire che le soluzioni tecniche esistono. Questa che io vi ho presentato è una, ma ce ne sono N sul mercato altrettanto valide. Io mi sono sentito di presentare questa, e siccome gli installatori secondo noi sono poi uno dei nodi principali, perché devono poter accompagnare soprattutto gli amministratori di condominio e condomini, ecco che noi come SCAME, giusto per darti un'idea, ci teniamo molto ai corsi di formazione. L'anno scorso abbiamo fatto 16 corsi di formazione in tutta Italia, formato più di 150 aziende e oltre 200 installatori, proprio per metterli in grado di essere al passo coi tempi e le soluzioni all'avanguardia. Quindi grazie ancora per lo spazio, e lascio la parola agli altri. Grazie Gerald. E abbiamo visto delle soluzioni tecniche, e passiamo invece ai problemi di sicurezza, perché tra i vari problemi citati c'era anche ovviamente quello che riguarda lo sgancio delle norme della circolare del 2018. Ecco, comandante, ci dica lei un po' qual è la logica del Corpo dei Vigili del Fuoco nel pensare alla sicurezza della ricarica nei condomini. Intanto grazie per l'invito, cerco di portare il contributo di un dirigente del Corpo Nazionale come Comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna, ma anche di Presidente del Comitato di Normazione 64C del CEI, che è quella parte del comitato che si occupa di impianti elettrici e rischio di incendio. Noi stiamo parlando di installazioni che coinvolgono nuove tecnologie, perché abbiamo focalizzato l'attenzione sul punto di ricarica, ma non è detto che questa non sia servita da un impianto fotovoltaico che a sua volta non abbia uno storage. Quindi stiamo parlando di tecnologie per cui o mancano norme di prodotto, o se le norme di prodotto ci sono già sono obsolete il giorno stesso in cui escono, oppure mancano norme di sistema, ovvero esistono norme di sistema che però si sovrappongono l'un per l'altro. Mi viene in mente un po' da pensare, che so, agli storage, dove ci sono diverse norme di sistema che dicono cose diverse l'un per l'altro, e quindi è difficile progettare con le nuove tecnologie, perché quando si progetta con le nuove tecnologie, quello che è vero è la legislazione vigente, ovvero quella che è sicuramente consolidata è la legislazione vigente, ovvero si progetta secondo analisi dei rischi e si trovano le misure compensative secondo l'analisi dei rischi. Adesso le misure compensative è possibile che le troviamo nelle norme di sistema, ma non è detto che le troviamo nelle norme di sistema. In un panorama del genere, le installazioni di nuove tecnologie sovvenzionate da incentivi creano un problema. Non entro in merito all'aspetto economico, che già era stato evidenziato, ma all'aspetto tecnico. Quando io creo un periodo di incentivi, creo una punta di richiesta sul mercato, e parliamo del mercato delle professioni. Quindi è difficile assicurare una buona progettazione, realizzazione, verifica iniziale ed esercizio quando la richiesta del mercato subisce un picco che non risponde alla disponibilità di professionalità sul territorio. Quindi si rischia, come è successo per esempio con il fotovoltaico, i primi anni di fotovoltaico con gli incentivi, c'era la corsa all'incentivo, c'era la corsa a fare subito l'impianto, con ovviamente conseguenze negative sulla sicurezza e la qualità degli impianti. Quindi, primo problema,
professionalità dei progettisti e degli installatori, che è difficile ottenere se partono gli incentivi. Se il mercato è calmo, un professionista buono lo trovo; se il mercato impazzisce con gli incentivi, è difficile trovare buone professionalità. Uno dei problemi che è stato evidenziato dal professore era quello, per esempio, ritornando invece più alla tematica sollevata, era quello del dispositivo di sgancio della wallbox. Adesso uno deve sapere che cosa deve fare questo dispositivo. Questo dispositivo lo sa solo se ha un minimo di cultura di sicurezza antincendi. Il dispositivo deve togliere tensione all'interno del compartimento antincendi. Quindi, primo punto, dove vado a sezionare. In una situazione in cui ogni condomino si fa una wallbox con una calata dal suo appartamento, diventa abbastanza complicato andare a capire dove andare a sezionare. Ovvero realizzare, non dove andare a capire, ma realizzare il tipo di sezionamento. Per quanto riguarda il posto di sezionamento, per quanto riguarda poi il tipo di circuito di comando, non c'è nessuna differenza tra un circuito di minima a lancio di corrente o un circuito che comando mediante una bobina di minima tensione. L'unica cosa che è certa è che questo circuito di comando, qualunque operazione fa, lancia una corrente o toglie corrente alla bobina di minima tensione, deve essere protetto dal fuoco se passa in un luogo a rischio di incendio. Quindi questa è l'unica cosa che si deve sapere: il circuito deve essere protetto dal fuoco e devo sezionare fuori dal compartimento. Un'altra questione che in qualche modo mi è sembrata emergere è il discorso dell'autorimessa suddivisa in box, quindi sono a casa mia, o non suddivisa in box, quindi non sono a casa mia. Quando si tratta di un'attività soggetta a controllo e prevenzione di incendi, l'attività soggetta è l'autorimessa. Quindi il box, anche se è una parte privata, per fortuna non segue la regola della proprietà privata. Quindi durante la SCIA, durante il controllo di prevenzione di incendi, il box deve essere accessibile per le verifiche, così come all'atto del rinnovo dell'attestazione di rinnovo del certificato dell'attestazione di rinnovo della conformità antincendio, l'amministratore condominio deve poter entrare dentro i box auto per dire che non è cambiato nulla. Quindi c'è un problema, sì, certamente, di normazione sui poteri dell'amministratore di accesso ai box auto. E poi ci dobbiamo ricordare un'altra questione: se io metto delle wall box, vuol dire che sto chiedendo forse un po' di energia in più al mio punto di consegna del distributore, al mio pod. Ma mi devo ricordare che possibilmente, se questa roba io la derivo dal quadro dell'appartamento, forse devo cambiare le colonne montanti. E nell'ottica di fare un pod unico per le ricariche, forse, non so se è ancora vigente, forse c'è ancora la possibilità di accedere agli incentivi ARERA, che è stata quella che ha, diciamo, sponsorizzato la guida 64-61 per il rifacimento delle colonne montanti dei condomini. Cioè, una volta che noi andiamo a incrementare le utenze elettriche delle nostre unità immobiliari, ivi compreso il box auto, ci dobbiamo ricordare del rischio di sovraccarico delle colonne montanti, perché poi risolviamo un problema tecnico sul box e lo creiamo sulle colonne montanti. Quindi il panorama è molto complicato. Vi lascio solo con l'ultima osservazione. Fino al 2017 non esisteva normativamente il rischio di incendio da guasto serio e guasto a terra. È stato introdotto solo nel 2017. A me capita di fare diversi corsi di formazione anche al Comitato Elettrotecnico Italiano. Per molti professionisti il rischio di incendio da guasto serio e guasto a terra è una novità nel 2024. Quindi capite bene come, per essere sicuri di avere delle installazioni, per avere un minimo di probabilità di avere installazioni sicure a casa, bisogna curare l'aspetto culturale degli installatori e dei professionisti. Grazie, comandante. Il messaggio è studiate, insomma, poi è anche giusto. So che lei deve scappare, quindi la ringraziamo e la salutiamo tutti. Grazie del contributo. Arrivederci.
Allora, proseguiamo con l'ordine che avevamo. Quindi do la parola all'ingegner Mario Spagnoli del GSE. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Tanti spunti sono emersi. Io vi racconto un po' l'esperienza che abbiamo avuto come GSE da 3 anni ormai a questa parte come soggetto gestore della misura dell'autorità e implementiamo quella che è la sperimentazione di ricarica veicoli elettrici derivante dalla delibera 541, ovvero la possibilità di riconoscere un aumento di potenza a titolo gratuito per tutti i soggetti che hanno un'utenza, un pod, con un contratto che va da impegno a una potenza compresa tra i 2 e i 4 kW e mezzo. Il riconoscimento prevede quindi l'erogazione di 6 kW nella fascia F3, quindi di notte e nei giorni festivi, a titolo completamente gratuito, quindi non si paga questo extra di potenza che viene erogato. E da qui è nato tutto, perché sostanzialmente tra i 2 e i 4 kW e mezzo ricadono anche delle utenze di carattere condominiale, dove è possibile poi effettuare l'installazione di wallbox. Giusto per darvi un po' l'evidenza di come si è mossa la sperimentazione in questi 3 anni, già si vede in maniera evidente come dalla colorazione della mappa che sto mostrando ci sono delle aree che hanno risposto in maniera più compatta e molto più diffusa rispetto ad altre aree. Questo è dovuto al fatto anche dell'immatricolazione dei veicoli che traina l'installazione e ovviamente le città metropolitane di Roma e Milano consistono e quindi vanno a ricoprire una grossa quota parte delle richieste totali che sono pervenute. È interessante però vedere anche l'ubicazione, perché qui iniziamo a scoprire un po' come questa sperimentazione si è mossa e come ha targettizzato poi i vari clienti che hanno aderito. La maggior parte, come vedete, va a installare la wallbox e quindi poi fare richiesta di asilo nella sperimentazione sono o edifici e villette unifamiliari o in box auto indipendente sul quale puoi effettuare la richiesta di adesione. I condomini restano il fanalino di coda, è inevitabile che questo sia così, perché quando parliamo di condomini parliamo di soluzioni con magari 4 immobili piccoli. Quello è di fatto un condominio, ha super condomini con tantissimi condomini. Nel frattempo, in questi anni, l'interlocuzione che abbiamo avuto con gli amministratori di condominio o coi condomini che volevano poter sfruttare questa sperimentazione sono state molte. E la cosa importante che è emersa è che ci sono delle configurazioni abbastanza standard. La prima, il condominio con un certo numero di condomini decide di partecipare, ha un'utenza dedicata alla ricarica, all'area di sosta, quindi dei box, si decide di installare una wallbox. Di fatto, aderendo alla sperimentazione, il beneficio di ottenere 6 kW di potenza viene percepito in maniera unica dall'utente che ha la macchina elettrica, e da qui già i primi problemi che ci sono arrivati poi di rimando. Ma come contabilizziamo il costo? Vari amministratori mi chiamavano, io ripartivo i costi del pod dei garage rispetto ai millesimi, però il mondo è cambiato. Adesso se basta una wallbox per far sì che quella metodologia di riparto di spesa non sia più adeguata, e da qui chi mi ha preceduto prima ha iniziato ad illustrare nuove e differenti modalità di riparto di spesa che però prevedono anche un costo, e da lì la criticità che noi abbiamo poi riscontrato laddove ovviamente il numero di condomini inizia a essere grande. Probabilmente queste richieste di adesione alla sperimentazione, di partecipazione, poi cadevano nel nulla e morivano lì, non vedevamo un seguito.
Abbiamo avuto anche però dei casi positivi in cui magari c'era un accordo, si faceva la sperimentazione, si chiedeva l'accesso, dopodiché il secondo condomino andava a installare la seconda wallbox. Intanto immaginate 6 kW, è buono sfruttarli di notte per ricaricare il proprio veicolo, se siamo in due quei 6 kW vanno già ripartiti e quindi abbiamo perso anche il beneficio di aver comprato magari una wallbox che può erogare un servizio di ricarica a 7 kW e 4, limitandolo a 6 ovviamente. E da qui esponenzialmente iniziavano ad esserci problemi. Come finivano questi casi? Il pod associato spariva dalla sperimentazione, usciva. E che cosa succedeva? Si riversava nel mondo degli aumenti di potenza richiesti ai distributori. Per cui, avendo sentito anche gli interventi, quello che noi dobbiamo cercare di capire è la consapevolezza della ricarica. Capire che non stiamo ricaricando un cellulare, ma un veicolo, già questo è un qualcosa di, sembrerà banale oggi dirlo qui, ma vi assicuro che non è così. Circa il 20% delle richieste noi le rigettiamo, perché la maggior parte delle persone non ha sistemi di ricarica idonei alla sperimentazione, ma utilizzano quello che viene comunemente chiamato il carichino. Quindi se pensiamo che... Direi che è abbastanza chiara la regola, no? Che ci vogliono le wallbox che sono in grado, eppure non c'è neanche un minimo di lettura della norma, insomma. No, il numero è arrivato a diverse... Partendo all'inizio questo era fisiologico, magari uno ci provava, non conosceva la norma, dopo 3 anni continuavano ad avere questi comportamenti. Devo dire che si stanno riducendo, fortunatamente, però rispetto anche al discorso della consapevolezza, della sicurezza e tutto quanto, stiamo parlando di impianti che devono essere predisposti, realizzati da professionisti, devono essere a regola d'arte, e dobbiamo iniziare a comprendere che prima chi mi precedeva diceva una linea dedicata, penso che era Omar, e questo inizia a essere già una prospettiva differente, che però va condivisa con gli amministratori di condominio, perché nelle interlocuzioni che abbiamo avuto noi spesso quello che notavamo è che era arrivata una innovazione, e l'innovazione non tutti sono come il professore che ha questa capacità di analisi, di andare a studiare il problema e a trovare una soluzione, ma molti di fronte alle difficoltà riscontrate si arrendono, magari non partecipano alla sperimentazione, probabilmente se stanno per comprare un veicolo elettrico magari fanno un passo indietro, perché nel condominio poi le situazioni sono molto complesse. Concludo con l'ultimo caso che mi riallaccio a quello che dicevo poco fa, cioè il fatto delle linee dedicate è fondamentale, perché la ripartizione dei costi, laddove magari c'è anche l'illuminazione del vano scale, diventa qualcosa di fondamentale anche per rendere i condomini di oggi predisposti al mondo dei servizi di domani. Cioè, se noi oggi non abilitiamo e spendiamo e investiamo dei soldi per costruire delle soluzioni tecnologiche che però non ci abilitano ad utilizzare in maniera smart le linee dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici, noi possiamo essere sicuri che l'unica soluzione che avremo da qui a qualche anno sarà quella di continuare a chiedere potenza ai gestori di rete, andando quindi a creare dei problemi sulla rete stessa. Invece magari anticipando e avendo anche una prospettiva, quindi ben venga anche le linee guida che l'associazione Motus stava predisponendo, riusciamo ad abilitare tutti noi e soprattutto a rendere consapevoli, ribadisco la parola consapevolezza perché secondo me è la base del futuro, consapevoli i condomini, gli amministratori di condominio, che mai più vietare la ricarica, però investiamo oggi, investiamo bene questi i soldi dei vari condomini per creare delle infrastrutture abilitanti all'utilizzo della ricarica elettrica di domani, che sarà, mi auguro, molto più, avremo molte più auto elettriche da ricaricare in condominio rispetto ai numeri che anticipava prima Matteo in apertura. Quindi il mio punto di vista è il punto di vista di una persona che lavora su questo tema dal 2021, gestendo una misura dell'autorità, ma abbiamo visto tante iniziative morire proprio perché poi si ritrovavano in situazioni dove non si sa cosa fare
e magari le spese non vengono viste come investimenti ma come spesa. Mi tocca pagare per l'auto elettrica del condomino, io non gliela voglio pagare, la wallbox, ecco, in sostanzialmente questo. Grazie. Grazie, grazie Mario. Sì, in effetti qui ci mancherebbe qualche condomino succone, ecco. L'unico attore assente, noi abbiamo un condomino ma molto preparato e consapevole, come il professor Abbotto, uno zuccone non l'abbiamo, insomma rimedieremo al prossimo, potrei provare io a fare, che insomma ci vado abbastanza vicino perché ho gli stessi problemi di Abbotto ma io non li ho risolti, quindi evidentemente non sono abbastanza bravo. E Diego, tu invece rappresenti il vertice massimo di competenze e di conoscenze. A proposito, tra l'altro in qualche modo conosci a fondo anche la vicenda di Abbotto perché avete lavorato insieme. Prego, lo è manager Italia, l'avevo già detto, di Chasguru, che tra l'altro si è recentemente fusa con una società Zeppelin che si occupa proprio in modo specifico di ricarica in condominio con una soluzione, mi sembra, originale, no? Sì, ChargeGuru cosa fa? In gergo informatico sarebbe un integratore di sistema, per cui noi prendiamo tecnologie, studiamo le norme, sperabilmente progettiamo i sistemi ad hoc, conosciamo le regole e diamo la soluzione completa ai nostri clienti. Mi fermo qua, oggi si è parlato tante volte di qualità della progettazione, consapevolezza, questa cosa ci fa enormemente piacere perché noi ci scontriamo quotidianamente con la concorrenza di chi o dice utilizzo il carichino per caricare il veicolo elettrico, piuttosto che compro la wallbox su Amazon, adesso per fare un esempio, e me la monto io il sabato. È tutta una serie di soluzioni di compromesso che vanno totalmente fuori da quello schema molto preciso che ha fatto vedere il professor Abbotto, di cui mi illudo di aver contribuito un pochino alla formazione e alla definizione. E che ringrazio anche perché è veramente uno schema molto, molto sintetico. Ecco, oggi parliamo di condomini, noi serviamo tanti settori, potremmo definirci degli impiantisti, però più che altro un centro di competenza. Ecco, se sono dei problemi non ci spenderei altro perché li abbiamo già elencati tutti, difficoltà tecniche, difficoltà di riparto dei costi, soluzioni ce ne sono e è bene che ce ne siano. Aggiungo rispetto alla disamina fatta dal professore, o meglio calco un pochino la mano sul tema della condivisione degli spazi condominiali. Effettivamente in molti casi non è un tema, quindi l'articolo 1102 del codice civile dice: se io utilizzo una cosa devo poterne garantire l'utilizzo anche agli altri. Per molti amministratori è uno spauracchio enorme questa cosa, ci sono proprio anche delle statistiche un po' vecchie ma secondo me ancora attuali che dicono che la prima causa del litigio in condominio è l'utilizzo degli spazi comuni, della cosa comune. Quindi c'è una certa sensibilità, sta molto anche all'abilità, alla fiducia che c'è tra l'amministratore e il condomino poter installare. Per essere molto espliciti, a casa mia ho seguito la soluzione identica, per cui c'è una linea che parte dal contatore e arriva fino al box condominiale, però c'è un tema di fiducia che non sempre si riesce a instaurare. Quindi di temi ce ne sono parecchi. Noi stiamo portando in Italia una soluzione anche un pochino diversa, che vi racconto e che secondo me può essere interessante perché pone un punto di vista nuovo. Prima si parlava anche di modelli di business nuovi, per cui caschiamo a fagiolo. Che cosa facciamo in sostanza? Noi andiamo dal condominio e diciamo: caro condominio, le difficoltà ci sono, le conosciamo tutte. Noi ci facciamo carico di creare un'infrastruttura di ricarica condivisa all'interno dell'edificio. Quindi cosa fa la nostra azienda? Si fa carico di chiedere un pod, chiedere un pod che sia comune per alimentare e sia dedicato all'infrastruttura di ricarica, si fa carico di progettare una predisposizione comune che oggi andrà bene per 1, 2, 3, quelle che chiedono l'auto elettrica. Siamo, ahi noi, una minoranza, anche nelle zone più sensibili. Domani questa infrastruttura è espandibile, scalabile, come piace dire alle aziende, per cui è espandibile a piacimento, quindi può crescere. Qual è la grande differenza rispetto a una soluzione tradizionale in cui il condominio delibera
di creare un'infrastruttura condominiale. La differenza è che di fatto il condominio non spende nulla per questa predisposizione. Il condominio di fatto diventa un ospite per una infrastruttura comune di cui poi beneficiano i propri condomini. Quindi proviamo a esplicarla un pochino, in modo un pochino più chiaro. In cosa consiste questo? L'operatore, che si chiama CharGuru, che ha una soluzione con un nome un po' particolare che deriva da ragioni societarie, ma non mi soffermo tanto, quindi questa soluzione Z-Plug la viene deliberata in assemblea, quindi l'assemblea consente ad ospitare un'infrastruttura di ricarica installata da un operatore esterno. Questa infrastruttura è a costo zero per il condominio, non ci sono vincoli particolari, il condominio dice: se vuoi vieni qua, chiedi il tuo pod, lo metti a casa mia, crei il tuo quadro, poi dopodiché fai le tue dorsali, l'impianto elettrico che ti serve. Dopodiché il primo che dice: io devo installare una wallbox, effettivamente devo caricare l'auto, come faccio? A quel punto fa richiesta direttamente all'operatore, un pochino come facciamo con la DSL, tanto per capire, io non è il mio amministratore che parla con Vodafone Italia, sono io che faccio la richiesta, però Vodafone ha comunque un terminale in fibra ottica che arriva nel basamento nelle cantine del condominio. A quel punto siamo noi andare a installare la parte terminale, per cui la wallbox nel posto auto, nel garage privato del singolo che ne ha fatto richiesta, e adeguare l'impianto elettrico come da richiesta. Quindi noi installiamo le stazioni di ricarica condominiali. Chiaramente poi dov'è la peculiarità? Il singolo ha la sua stazione di ricarica privata, per cui si trova l'auto col pieno tutte le mattine, in base alle sue preferenze, ai suoi usi, come gli pare e piace. E al contempo però c'è un gestore, che siamo noi, che si occupa di misurare i consumi, si occupa di assegnare i consumi, scusate, mi sta vibrando qualcosa, si occupa di assegnare i consumi e anche attribuire i costi per l'energia consumata. L'infrastruttura è comune, quindi questa cosa permette anche di ottimizzare il dimensionamento del pod. Non ci serve chiedere se ci sono 10 allacci da 7 kW nominali, non ci serve chiedere 70 kW per principi di contemporaneità che ammette la norma, cioè 64,8, eccetera, eccetera. Possiamo dimensionare l'infrastruttura secondo quelle logiche di ottimizzazione che giustamente si stanno perseguendo anche a livello di ANIE. C'era anche uno schemino, ma siccome non mi piace molto lo faccio vedere rapidamente. Comunque, a scanso di equivoci, appunto, ci stacchiamo anche da quelle che sono le difficoltà di: ho il pod non raggiungibile, ho il pod al piano, ho il pod magari in un locale contatori che è disagevole o non adeguato a far passare dei cavi. Noi andiamo sostanzialmente a chiedere un nuovo contatore, un nuovo pod, e a gestire un sistema di distribuzione indipendente dal condominio. È un'offerta molto nuova, siamo il primo operatore che lo porta in Italia, noi siamo di stampo francese, in Francia esiste già un mercato per questo genere di offerte, ci aspettiamo che arrivi qualcosa di simile, che si crei un mercato anche in Italia. C'è qualche foto, abbiate pazienza, l'abbiamo presa da un'installazione francese, in questo caso è un'autorimessa a posti aperti, la stessa cosa si fa, scusami la mano davanti, si può fare anche con garage privati, semplicemente il punto di ricarica, quindi la stazione di ricarica, è installata all'interno di un box chiuso. Che altro? Ecco sì, dicevo, è un qualche cosa molto nuovo, per cui lo stiamo un pochino predicando, In vari modi, lo stiamo lanciando su diversi paesi, l'origine è il paese che in questo momento anche a livello di vendite di veicoli sta tirando di più, la Francia, e non è un caso, insomma c'è più elettrificazione, c'è più tutto, e abbiamo un pochino di esperienza sul come farlo. Scusate la slide commerciale, ma giusto per capire il modello, non voglio vendervi niente, promesso, semplicemente però per far capire l'edificio. Promessa da venditore. L'edificio in questo caso non va a investire, perché? Perché chiaramente c'è un operatore che fa un suo modello di business, dice: io faccio un investimento e dopodiché vado a proporre tramite una formula canone l'utilizzo della parte comune. C'è poi chiaramente la vendita del terminale, l'installazione. Questa cosa vuole essere rassicurante per intanto la maggioranza che ad oggi non installa, l'auto elettrica non ce l'ha, non la vuole avere. E anche per chi magari è interessato, ma non è detto che stia spendendo 40.000 euro o quello che è oggi, magari lo vuol fare l'anno prossimo. Mi fermerei qua. Grazie.
Ti sembra un'anteprima, no? Perché mi sembra la prima volta che racconti nel dettaglio questa soluzione, molto interessante. Adesso io chiamerei il nuovo round di interlocutori, che sono appunto gli amministratori di condominio ai quali tu ti sei rivolto, gli installatori, una grande multi-utility e l'ARERA. Partiamo, io direi, Emanuele Regalini. L'ARERA, hai sentito, abbiamo sentito tutti GSE, ecco, però mi sembra che voi di ARERA abbiate studiato a fondo il tema con una serie di proposte e soluzioni che un po' riprendono i discorsi di oggi, però prego a lei di scendere nel dettaglio. Eccoci, grazie a Massimo, grazie a Vai Elettrico per l'invito. Allora sì, io ne approfitto di questa interessante sessione di lavoro per provare a fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti regolatori, alcuni dei quali sono anche stati menzionati negli interventi che mi hanno preceduto, per provare a appunto a rispondere ad alcuni quesiti che ci arrivano abbastanza di frequente e sui quali pare appunto esserci più confusione forse di quello che meritano. Allora, il tema della ricarica in condominio è un tema difficile, indubbiamente. Devo dire che sinceramente credo che la difficoltà non stia tanto nelle faccende che riguardano l'autorità per l'energia elettrica e la chiamo ancora autorità per l'energia elettrica e il gas, ma vabbè, insomma, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, quanto appunto in realtà molto su, oltre che sui temi che sono stati trattati adesso, sul purtroppo la natura litigiosa degli italiani un po' individualista, che porta ad avere più difficoltà a condividere delle proprietà comuni rispetto ad altri contesti. Provo a fare una sintesi di alcune cose che sono già state dette per cercare di essere più chiari possibili su quali sono le diverse configurazioni di fronte alle quali ci possiamo trovare davanti e poi quelle che sono le conseguenze tariffarie di queste diverse configurazioni. Allora, prima di tutto ci sono le situazioni di cui abbiamo parlato nella maggior parte dei casi fino ad ora, nelle precedenti relazioni, che sono quelle di ricarica individuale. Quindi, pur essendo in un condominio, ciascuno fa per sé. Quindi ogni condomino che decide di acquistare l'auto elettrica vuole poter disporre in autonomia della propria ricarica. Quindi che soluzioni possibili ha? A sinistra vedete lo schema diciamo più ideale dal punto di vista meramente economico, diciamo, che è quello in cui si va effettivamente a collegare la wall box installata nel posto auto al contatore dell'abitazione. Quindi evidentemente il condominio è relativamente piccolo, compatto, c'è la possibilità tecnica di tirare un cavo dal meter, diciamo, dallo smart meter dell'abitazione fino al posto auto. Questa, dicevo, che è la soluzione economica più efficace, poi vediamo perché e in che termini, perché sostanzialmente si condivide la risorsa connessione alla rete. Il meter è uno solo, il misuratore è uno solo e quindi ci sono tutta una serie di costi fissi che a questo punto vengono ripartiti su un volume maggiore di kilowattora prelevati e quindi il costo medio della fornitura migliora. Tuttavia, purtroppo sappiamo bene che ci sono delle situazioni nelle quali la logistica dell'immobile è tale per cui non si può fare il collegamento del posto auto al contatore dell'abitazione. Quindi bisogna chiedere, se si vuole rimanere nello schema della ricarica individuale, un allaccio nuovo, una connessione nuova alla rete, quindi con dei costi fissi legati appunto alla necessità di aprire questo nuovo punto, di dotarlo di un misuratore e ci sono quindi ovviamente emettere delle fatture dedicate a questo nuovo punto, ci sono dei costi fissi aggiuntivi. Risultato, siccome da quel punto di connessione verrà prelevata solo l'energia che serve per alimentare l'auto elettrica
ed essendo l'auto elettrica uno strumento, come abbiamo detto più volte, parecchio efficiente, che ha bisogno di poca energia per percorrere tutti i chilometri che vogliamo, alla fine il costo medio di questa fornitura è abbastanza alto, perché costi fissi diviso volumi piccoli di energia fanno dei costi medi abbastanza alti. Allora, che cosa succede? Ci rendiamo conto, e ne abbiamo parlato già in diversi momenti questo pomeriggio, della possibilità di fare di adottare invece delle soluzioni di tipo condiviso. Quindi il condominio si organizza in modo tale da mettere a disposizione un'infrastruttura comune che consente ai suoi condomini di ricaricare. E anche qui ci sono due possibilità. Una è quella di cui ha parlato per primo Omar, dell'unica linea con un contatore che tendenzialmente è dedicato solo alla ricarica, non è lo stesso dell'ascensore, delle luci, delle utenze, diciamo, generali, dal quale partono delle derivazioni che alimentano ogni singola wall box. Qui si ha naturalmente il vantaggio che c'è un unico pod, quindi un unico misuratore, un unico costo fisso, e spero, mi auguro davvero che una parte consistente, un capitolo gli dedicherei della guida di Motusè per la ricarica condominiale, sia dedicata al dimensionamento della potenza di questo pod dedicato, perché come si diceva più volte, qui ci sono delle opportunità di ottimizzazione micidiali. Quindi se devo elettrificare 100 posti auto non ho bisogno di 700 kW eccetera eccetera eccetera. E probabilmente, appunto, in molte situazioni, dalle tipi di quesiti che riceviamo anche noi, molte installazioni di questo tipo non vengono fatte proprio perché nel momento in cui si supera la soglia critica dei 100 kW il condominio va in panico, perché dice ma qui il distributore mi chiederà di mettere una cabina perché dovrò fare l'allaccio in media eccetera. Sono abbastanza convinto che più della metà di queste situazioni non avrebbe bisogno di un attacco di una connessione in media, ma con le opportuni bilanciamenti, ottimizzazioni e quant'altro si possa tranquillamente gestire anche fino a 100 kW. L'altra soluzione di cui si parla poco, probabilmente per il motivo di cui parlava prima il collega di Charge Guru, è proprio quello del timore di dover gestire per un amministratore una risorsa condivisa. Ma dove ci sono gli spazi, nulla vieta di mettere un'unica colonnina, magari quick, da 22 kW con due punti di ricarica eccetera, che poi venga condivisa tra tutti semplicemente con una tesserina RFID, che consente quindi di fare anche una contabilizzazione molto semplice dei costi, e a questo punto non abbiamo più il problema. Quello è proprio è come se fosse un punto di ricarica accessibile al pubblico che invece sta all'interno del perimetro condominiale. Allora, a ciascuna di queste quattro configurazioni corrisponde naturalmente dal punto di vista tariffario un approccio diverso. Noi abbiamo delle tariffe, come sapete, dedicate alle utenze domestiche, ma queste appunto in realtà possono essere utilizzate solamente per il momento laddove si riesca a collegare la wallbox direttamente al contatore dell'appartamento. Negli altri casi invece si fa riferimento a una normale tariffa per connessioni in bassa tensione, che è meno favorevole, quindi porta con sé soprattutto delle quote fisse un pochino più alte. C'è anche un aspetto fiscale che non è da trascurare, perché sulle utenze domestiche si ha l'IVA agevolata al 10%, sulle altre naturalmente si va al 22%. Qui poi vediamo quali potrebbero essere le evoluzioni possibili su questo fronte. Allora, siccome dal 2017 per la parte domestica e dal 2018 per la parte non domestica ci sono state anche delle evoluzioni per quanto riguarda i costi della potenza, quindi quando si va a chiedere un aumento di potenza in un pod, che cosa si può fare e quanto costa, ho pensato anche qui di fare uno schemino riassuntivo per cercare di dare un'idea precisa di che cosa si può andare incontro in termini di costi fissi e costi ricorrenti quando si chiede un aumento di potenza. Quindi, ferma restando la sperimentazione di cui ha già parlato GSE, che consente appunto di avere i 6 kW gratuitamente in fascia F3 sotto poche, direi, condizioni,
Se invece si vuole poter disporre di maggiore potenza indipendentemente dal momento nel quale si va a ricaricare, bisogna chiedere un aumento della potenza contrattualmente impegnata, questo è il termine tecnico. Questa operazione, che quindi si configura come una variazione di contratto, può avere un costo fisso nel mercato di tutela, costa 23 euro, nel mercato libero tanti venditori in realtà la fanno gratuitamente, quindi potrebbe non esserci. E poi tenete conto che comporta un costo fisso iniziale di 67 euro a kilowatt per le utenze domestiche e 85 per quelle non domestiche, e poi una spesa ricorrente annuale che è intorno ai 25 euro a kilowatt per i domestici e a 64 euro a kilowatt all'anno per i non domestici. Questo giusto era informazione di servizio per farsi i conti in tasca se si vuole considerare questa opzione. Altro aspetto importante però è che purtroppo abbiamo verificato ancora in tanti ancora non sanno, esiste dal 2017 la possibilità di poter richiedere anche le mezze taglie, diciamo i mezzi kilowatt di potenza impegnata, quindi non è necessario passare da 3 a 4,5, da 4,5 a 6. C'è tutta uno spettro di valori intermedi che possono essere utilizzati e che consentono di proprio, diciamo, farsi l'impegno di potenza su misura e quindi pagare solo il giusto. Tra l'altro qui ricordate che in bolletta, dal 2017 direi, tutti i venditori sono tenuti a fornirvi anche i dati di potenza massima prelevata mese per mese, eccetera. E ho potuto verificare personalmente tante situazioni nelle quali c'era un esubero di potenza impegnata nelle situazioni attuali. Quindi questo vuol dire che in realtà tante situazioni potrebbero o decidere di risparmiare abbassando la potenza impegnata, oppure di non abbassare, ma a questo punto poter anche installare dei punti di ricarica senza dover alzare la potenza impegnata, perché in realtà hanno ancora dei bei margini di flessibilità in sostanza. Della sperimentazione abbiamo già parlato, arriviamo a quelli che potrebbero essere i nuovi sviluppi. Dico potrebbero essere perché questi sono stati oggetto di proposte inserite in un nostro documento di consultazione della fine del 2023 e che adesso inizieremo a analizzare più in dettaglio nell'ambito dei focus group sulla mobilità elettrica che ARERA ha promosso e che ha appena fatto partire con le associazioni degli operatori, quindi sia Motusè per la parte gestori di punti di ricarica, sia ANIE per esempio per tutta la parte dei dispositivi, sia le associazioni dei distributori e venditori di energia, quindi un po' tutti gli attori intorno a uno stesso tavolo per cercare di trovare le soluzioni che siano non solo tecnicamente, tecnologicamente, ma anche operativamente poi gestibili. E le proposte che abbiamo formulato sono di due tipi. La prima è quella di provare a valutare la possibilità di estendere la sperimentazione, quella che concede maggiore potenza in fascia F3, anche appunto ai contesti condominiali. Quindi per un condominio, per esempio, che avesse una linea dedicata alla ricarica da 10 kW, si potrebbe pensare di concedere fino a 16 kW e mezzo gratuitamente sempre in fascia F3, purché anche qui ci siano siano rispettati dei requisiti che adesso definiremo, che consentono la controllabilità di questi punti di ricarica, proprio per il discorso che faceva Omar qualche relazione fa il valore di questo tipo di carichi anche ai fini di flessibilità, di offrire servizi di flessibilità alla rete. Questa cosa va in qualche maniera stimolata, va fatto capire il valore di questo asset, diciamo così. Il secondo invece, per venire incontro a quelle situazioni nelle quali non si riesce per vari motivi a fare la linea dedicata, non si riesce per vari motivi a connettere il punto di ricarica individuale all'abitazione, quindi bisogna aprire per forza un altro punto di connessione dedicato alla ricarica individuale, al box, diciamo. In questo caso proponiamo di introdurre una nuova tipologia contrattuale che è dedicata espressamente alle pertinenze dell'abitazione, nella protezione principale,
e in questo caso potremmo applicare una tariffa che sarebbe, diciamo, una via di mezzo fra la domestica e la BT altri usi. Questo consentirebbe di abbassare il costo medio della fornitura senza però, devo dire, questo è un nostro pallino, senza rischiare che questa diventi più economica di una soluzione condivisa, perché in realtà quello è il punto al quale ci piacerebbe che si arrivasse. La linea, come dicevamo prima, dedicata alla quale tutti si allacciano in condominio, eccetera. Quella deve rimanere ancora la soluzione più smart. Non so se ho risposto a tutti i quesiti che Massimo voleva. Ma direi sicuramente sì, e tra l'altro l'ultima è una notizia che mi riempie di entusiasmo, perché io ho un garage che è pertinenza dell'abitazione, ma in un altro edificio. Quindi, come dire, ti ringrazio anche personalmente, okay. Oltre all'applauso che ti farà la platea per l'ottima relazione. Allora, chiamati in causa tante volte gli installatori, quindi abbiamo con noi Ivan Panzeri, che oltre ad essere dipendente di un'azienda, tra l'altro ha delle novità da raccontarci, che è la Vieland, è anche membro di un'associazione che si chiama Albiqual, che rappresenta un gruppo importante di installatori. Prego. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio l'Albiqual e ringrazio tutti i colleghi che oggi hanno fatto emergere delle problematiche, che poi si ripercuotono anche sull'installazione elettrica. Vieland è una società che da più di 100 anni produce componenti, ma meglio dire dei sistemi, volti a semplificare la vita dell'installatore. Ma non solo, questi sistemi aumentano anche il grado di flessibilità dell'impianto elettrico stesso e anche la sicurezza della connessione elettrica. In particolare per il mondo del recharging, Vieland Electric ha pensato a un sistema che poi deriva da sistemi già utilizzati nella building installation, che noi diciamo installiamo e con cui, diciamo, si progetta quotidianamente i building in tutta Italia, in tutto il mondo, una blindo sbarra flessibile, che nient'altro che un cavo piatto, quello che voi vedete già in questa immagine, diciamo, preliminare della nostra presentazione, è un cavo piatto che ha degli ingombri, in quanto cavo, molto ridotti, e tutti gli accessori che vedete in questa slide sono tutti i nostri componenti e sono diciamo atti alla derivazione da cavo piatto per creare una dorsale tipicamente diciamo che svolge un servizio a quello che sarà poi il futuro, che stasera è emerso, cioè l'alimentazione delle wall box in modo 3 e il load management, perché insomma, avete un po' tutti, penso di aver capito in mente che il futuro sarà verso questa strategia, perché la soluzione singola diciamo fatta nel singolo box in modo 1 o in modo 2 è poco percorribile. No, non è che non si può fare, ma è poco percorribile. Il modo 3 unitamente al load management ci aiuterà a, appunto, risolvere uno i problemi di gestione anche dei consumi dell'energia elettrica e dell'installazione di quei pod da 100 kW che chiaramente non si possono realizzare, ma ci aiuta anche perché abbiamo visto e realizzato insieme ai colleghi che la soluzione migliore è quella comune, avere un pod unico e una gestione chiaramente dei consumi tramite diverse società che stanno emergendo, ci sono case produttrici che lo stanno facendo come servizio. Noi su Milano stiamo facendo dei lavori con queste società e ora insomma vado un po' oltre, illustro un po' il sistema. Il nostro sistema chiaramente risponde un po' a tutte quelle che sono le norme vigenti
che sottintendono l'installazione elettrica in ambiti di autorimessa, che può essere un parcheggio, può essere un parcheggio multipiano, può essere un condominio, un supermercato. Quindi noi possiamo disporre di un cavo piatto che può arrivare fino a 100 ampere di portata. In verità ne abbiamo due, uno da 16 mm quadri e uno da 25 mm quadri. L'installazione è quella che avete visto precedentemente, quindi quella di tipo C, come da 64-8, quindi appiccicata a parete e distanziata quel tanto che basta, ovvero 3 cm tramite i nostri supporti, che permettono quindi quella portata che si è appena detto, quindi fino a 100 ampere. Chiaramente 100 ampere è il caso limite, tutto poi dipende sempre dalla lunghezza della linea e quindi eventualmente viene ridotta in base anche alla caduta di tensione che ci si può andare ad immaginare. Il nostro cavo è chiaramente un cavo in classe B2CS1 di 1-1, per cui risponde alle più stringenti norme in fatto di luoghi marci. Grazie a tutti questi accessori che vedete, che purtroppo non posso puntare, ma credo che, insomma, essendo un po' voi tutti esperti del settore, potete notare soprattutto uno fra tutti, che è la derivazione con già la protezione a bordo. Quindi qui non c'è bisogno di costruirsi quadretti ad hoc. Si stende semplicemente il cavo piatto come dorsale comune, quindi diciamo un investimento che può fare in condominio una tantum, senza obbligare nessun condomino all'acquisto della wall box. Si fa un'installazione che può essere fatta durante, diciamo, la costruzione, diciamo, ex novo, oppure, essendo un cavo quindi flessibile, questo cavo può essere adattato in qualsiasi situazione. Tra l'altro tutti gli accessori hanno un grado di protezione fino ai P65, quindi luoghi umidi, luoghi bagnati, quindi tutto quello che è il garage, soprattutto i garage italiani, e non vi racconto quello dove vivo io, che sembrano più degli acquitrini alle volte che non dei garage. Ecco che il nostro sistema viene incontro anche a queste, diciamo, a queste difficoltà, a queste problematiche tecniche che spesso emergono e non vengono considerate. Su queste derivazioni si può montare direttamente una protezione magnetotermica, chiaramente con differenziale, come prescrive la norma, quindi un differenziale in classe A 30.000 A, e noi non mettiamo il fusibile ma direttamente un magnetotermico per assicurare la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Scusi se interrompo un attimo, siccome abbiamo i tempi stringere molto stretti, magari tutti questi dettagli tecnici attraverso un ingresso nel sito magari si possa vedere, ecco. Certo. Cercherei di andare a chiudere, se no non riusciamo a rispettare sono i tempi. Sono un tecnico e mi vabbè, però si sforzi. Quindi, detto questo, quindi noi possiamo mettere il cavo piatto e successivamente ogni utente potrà decidere di mettere la derivazione e quindi la wall box a sue spese e nel momento in cui preferisce. Questo è adatto quindi al sistema di gestione comune, grazie appunto a tutti i sistemi di load management che vengono avanti. Più che questa slide che fa vedere, insomma, con uno schemino insomma le varie la mobilità che si può avere durante una ricarica in un condominio, quindi chi ci sta un'ora, chi ci sta 3 ore, chi ci sta 4 ore, ma questi sono più che altro i temi, diciamo, del load management. Volevo arrivare a questa ultima slide in cui insomma, se prendiamo come media giornaliera di percorrenza di un automobilista italiano, sono 30 km al giorno. Noi con una in potenza impiegata anche solo di 44 kW possiamo arrivare a soddisfare il bisogno di 30 auto ogni notte, sostanzialmente. Quindi una ricarica per 10 ore, possiamo ricaricare fino a 30 veicoli e quindi, insomma, dare a tutti la possibilità di utilizzare e di acquistare un'auto elettrica. Siamo a posto fino al 2035 con 30 auto in un condominio. Esatto. Penso, non so se le vedremo, speriamo, no? Niente, questo è tutto. Bene, molte grazie.
Allora, io tengo per ultimo, anche perché è un bolognese, rappresentante che ti trarrà a sintesi, perché poi alla fine sono gli amministratori di condominio a dire l'ultima parola molto spesso. Invece do la parola a Lorenzo Colasanti di A2A, che mi risulta ha dei progetti interessanti sul condominio. Spero non solo a Milano. Grazie mille innanzitutto. E devo dire, prima cosa, è bello sentir parlare di questi argomenti, perché poi lo vedremo dopo, però ci occupiamo, cioè io personalmente, il mio team si occupa giornalmente di queste cose, come qualcuno dei qui presenti, e devo dire che è abbastanza difficile mettere a fuoco gli elementi, e mi sono quasi emozionato a sentire la disamina che faceva il professore inizialmente con una linearità così chiara. Dico questo perché, vabbè, provo velocemente a raccontare A2A, più sarà ovviamente nota. Noi da qualche tempo, per andare dietro a Massimo, abbiamo cambiato il nostro payoff, non ci chiamiamo più Multi Utility, ci chiamiamo Life Company. Perché questa cosa? Perché cerchiamo di occuparci della vita delle persone. Ci occupiamo di servizi essenziali, ci occupiamo di servizi che servono la vita delle persone, dei nostri clienti, e lo facciamo ovviamente su tantissime cose, dalla generazione dell'energia elettrica, la vendita, la gestione del ciclo dei rifiuti e la gestione delle reti elettriche. Occupandoci della vita, di quello che succede a casa delle persone, per strada e nei servizi, ovviamente ci occupiamo ormai dal 2010 di mobilità elettrica. Ce ne occupiamo su diversi fronti. Vabbè, perché ce ne occupiamo? Perché oggi inizia a essere una realtà che a nostro modo di vedere ormai è lanciata, è un trend che è ormai avviato, che non si può arrestare. Sappiamo che ci sono stati degli stop, è stato citato in diversi momenti oggi che non siamo proprio nell'hype, no? della curva di adozione delle auto, così come dei punti di ricarica, però a nostro modo di vedere è qualcosa che ormai è partito e dovrà sicuramente affermarsi. In Italia lo sappiamo, sulla ricarica pubblica direi che non abbiamo temi, siamo a 50.000 punti di ricarica, ce ne sono a sufficienza, credo ormai, per poter ricaricare su qualsiasi area di distanza rispetto a dove ci troviamo. Abbiamo con il nostro piano industriale preso la consapevolezza però che c'è un'altra prospettiva di evoluzione, che sarà imprescindibile e sarà, diciamo, impossibile che non si diffonda anche in maniera massiva la ricarica privata. Tant'è vero, noi ci aspettiamo che più del 75% dei volumi ricaricati al 2035 sarà ricaricato in contesti privati, no? Quindi significa fondamentalmente a casa, in azienda, dove spendiamo il tempo che poi in cui l'auto elettrica è ferma, no? Questo è un po' il paradigma molto diverso dell'auto elettrica rispetto all'endotermico. Il punto di sosta, il modello di utilizzo è completamente diverso. Quindi, per far questo, si è andati un obiettivo di piano industriale molto sfidante, che non è a dopodomani, non è fra 5 anni, ma è a 10 anni. Perché è chiaro che per poter arrivare a questi numeri, a queste prospettive, dobbiamo iniziare una traiettoria delle strategie di investimento che ovviamente hanno un orizzonte di tempo in cui si sviluppano e portano dei risultati che non può che essere di lungo termine. Quindi, cosa vogliamo fare entro il 2035? Arrivare a 34.000 punti di ricarica sul suolo pubblico gestiti, crescere e continuare a operare nel mercato dei servizi di ricarica, quindi essere in grado di portare delle soluzioni per fare ricarica, contando su circa un obiettivo di raggiungere il 10% del volume di mercato, e arrivare al 2035 a circa 20.000 installazioni annue nei contesti privati. Cosa significa installare circa 20.000 punti di ricarica in ambito domestico, condominiale e aziendale? Questa è un po' l'ambizione, no? È quello su cui stiamo lavorando. E oggi non siamo a zero, nel senso che, come dicevo, dal 2010 ci occupiamo di mobilità elettrica, le prime colonnine su Milano, in Lombardia, ma ormai, diciamo, siamo presenti in quasi tutte le regioni d'Italia con delle installazioni sul suolo pubblico, installiamo soluzioni sul suolo privato ormai su quasi tutta Italia, abbiamo clienti per i nostri servizi su tutta Italia, e quindi abbiamo già costruito un ecosistema di soluzioni che è disponibile per il cliente. Nello specifico del tema di oggi, per il condominio, gli asset e, diciamo, quello che proponiamo sono due ambiti fondamentalmente di soluzioni, poi vi spiego perché parlerò di soluzioni. Da un lato abbiamo l'infrastruttura, quindi le wallbox e le colonnine che possono essere installate a disposizione dei condomini per ricaricare,
e dall'altro ovviamente c'è l'ecosistema dei servizi. Perché queste due macro aree? Perché riteniamo, lo dicevano anche i colleghi prima, che non possano esistere le une sconnesse dagli altri, soprattutto nei contesti condominiali. Partendo dalla parte alta, cosa proponiamo? Normalmente, tendenzialmente, infrastrutture di ricarica in contesti condivisi, cosa significa? Che ci occupiamo di infrastrutturare con dei punti di ricarica posti auto in condivisione, in maniera tale che il punto di ricarica possa essere condiviso. Questo, dove è possibile, cerchiamo di realizzarlo, perché, lo dicevano anche i colleghi, è la soluzione che poi a conti fatti ottimizza un po' quello che sono i costi di ricarica, i costi di infrastrutturazione che si possono proporre. È sempre possibile? No, perché chiaramente non tutti i condomini hanno dei punti condivisi in cui poter sostare ad uso, diciamo, pubblico tra chi è il condomino. E quindi dobbiamo anche, per forza di cose, portare delle soluzioni che si rivolgono a contesti privati. Cosa vuol dire? Che siamo in grado oggi di proporre delle soluzioni che prevedono l'installazione della wallbox nel box e il collegamento al pod. In questo caso chiaramente c'è uno spazio totalmente privato, un pod che è privato sotto il quale viene realizzato il collegamento. L'impianto elettrico viene realizzato ed è ovviamente veicolato al singolo condomino. In questo caso ci possono essere delle opere accessorie condivise. Cosa vuol dire? Corselli, predisposizioni possono essere proposte all'amministratore e al condominio nel momento in cui possono essere una predisposizione poi per il futuro. Altra configurazione, che anche lì dipende dai casi, però anche oggi siamo in grado di proporre, è una soluzione che dal punto di vista dell'installazione della wallbox ha la stessa configurazione della prima, quindi una wallbox per ogni posto auto. Il collegamento può essere proposto tramite una linea dedicata a un pod condiviso, che può essere quello condominiale o uno ad hoc che ne può essere aperto. L'impianto in questo caso quindi rimane condominiale, il pod è, diciamo, tendenzialmente ad uso condominiale, e la cosa che si aggiunge ovviamente è la necessità di importante in questo caso di bilanciamento dei carichi per ovvie ragioni di scalabilità del sistema. Questa cosa come la facciamo? Tendenzialmente con dei punti di ricarica e delle wallbox che devono essere non dei semplici elettrodomestici, non dei semplici dispositivi che si possono comprare su Amazon, come giustamente il collega diceva prima, e si possono installare, perché devono essere dei dispositivi che comunicano, che sono in grado di raccontare sia al condomino sia all'amministratore cosa stanno facendo. Per questo sopra ci montiamo delle piattaforme, che sono uno dei grossi investimenti proprietari che abbiamo fatto, che fondamentalmente consistono in portali per l'amministratore, dove fondamentalmente danno la possibilità all'amministratore di accedere a una dashboard in cui ha la possibilità di visualizzare, laddove ci siano delle ricariche condivise, tutti i consumi fatti dai singoli condomini ai quali possono essere dati degli account o delle tessere RFID. Ci sono delle soluzioni e dei servizi per i condomini, quindi gli utilizzatori delle wallbox, sia in ambito privato che eventualmente nel contesto condiviso, che peraltro cerchiamo di ottimizzare rendendole utilizzabili anche su suolo pubblico, quindi con la stessa app chi ha l'auto elettrica si ricarica la sua wallbox nel box e si aggancia, nel nostro caso, anche alla rete pubblica a cui diamo accesso. E poi ultimi elementi di offerta che abbiamo sviluppato da qualche anno sono delle offerte di fornitura energia elettrica integrate, pensate per chi ha un'auto elettrica, quindi con delle strutture tariffarie anche pensate su questo, per quanto riguarda ovviamente le componenti di commercializzazione. E ovviamente in questo caso riusciamo ad aggiungerci anche dei servizi di ricarica inclusi, quindi il cliente ha la possibilità di acquistare un'offerta in cui ha una tariffa dedicata per ricaricare la sua auto nella wallbox, quando si attacca la wallbox domestica, più la possibilità di ricaricare sul suolo pubblico. Ora, questo ecosistema di soluzioni è fatto da tante diverse alternative, e quindi sono combinazioni di prodotti e di configurazioni installative diverse che vanno raccontate al cliente, spiegate, il cliente va rassicurato del fatto che queste cose si possano fare. E ultimo elemento, che è quello, diciamo, che ad oggi dal nostro punto di vista è più critico, si portano dietro dei costi che in una fase preliminare non sono determinabili a priori, no? Perché quindi c'è bisogno tendenzialmente di valutare caso per caso, parlando di quelle che sono le configurazioni e le impiantistiche di cui parlavamo prima, c'è la necessità di valutare quando è necessaria una configurazione piuttosto che l'altra.
e ovviamente siamo in grado di arrivare a una soluzione nel momento in cui il cliente ha anche un po' chiaro cosa vuol fare, no? E quindi se vuole una wallbox privata, se ha la possibilità di realizzare una wallbox privata, siamo in grado di quotare una soluzione e di proporgliela. Se vogliamo andare su una soluzione condivisa, è un altro tipo di costo e di investimento. È chiaro che in una situazione del genere molto dipende da quello che è l'interesse del cliente. E vado alla slide conclusiva, così non rubo tempo, però giusto vi lascio un po' quelle che sono le nostre prospettive. Oggi l'articolazione di cui abbiamo ampiamente discusso ad oggi non facilita neanche il lavoro di chi aiuta i clienti a cercare di comprendere queste cose. Cosa voglio dire? Che nel momento in cui noi abbiamo delle opportunità, ci siamo dette oggi, no? Abbiamo la possibilità di utilizzare la ricarica nei contesti privati, sfruttando anche delle strutture tariffarie che ovviamente portano dei benefici per chi ricarica l'auto elettrica, può sfruttare la sua tariffa privata piuttosto che altri ecosistemi tariffari. Ci sono delle sinergie installative, installare una wallbox può costare 1000 euro, così come preventivi reali, wallbox privata installata in un condominio a Milano di abbastanza vetusto, 7, 8, 10 mila euro, capite bene che è un costo che si impatta in maniera importante su chi sta decidendo di acquistare un'auto elettrica soprattutto. Quindi chiaramente sinergie installative sbloccano e facilitano questa tipologia di adozione. Ultima cosa, chiaramente rendere sinergico l'investimento un domani potrà sbloccare degli upside che possono derivare dall'autoconsumo collettivo, dalle configurazioni di comunità energetica. Quindi dal nostro punto di vista i condomini sono una grossissima opportunità da sfruttare e quindi ci vogliamo essere. Quali sono le barriere? Sono una sintesi di cose che abbiamo sentito oggi, però sono quelle che almeno ad oggi riteniamo più importanti. Uno, che di nuovo ci sono delle complessità tecniche oggettive, no? Realizzare, progettare un impianto, comunicarlo al cliente, spiegare perché ci sono quei costi è effettivamente un onere, oltre che un costo per il cliente. C'è una maturità dell'esigenza. Oggi far capire al cliente, non solo condomino ma anche diciamo ecosistema di tutti i condomini, che chi sta acquistando un'auto elettrica, quindi si fa promotore di un ammodernamento dell'impianto condominiale, è qualcuno che sta portando del valore al condominio, non è così semplice, no? Quindi magari chi sta acquistando un'auto elettrica si pone il problema, chi non la sta acquistando non se lo pone. Sappiamo che nei contesti condominiali non sempre è così idilliaco il rapporto tra condomini, quindi queste dinamiche si possono sicuramente accendere. E l'altro è un processo decisionale, ne parlavamo prima. Arrivare a un processo decisionale dove un cliente si sente potenzialmente minacciato nella possibilità di fare un investimento o meno, nonostante noi abbiamo preparato tutte la progettazione, la proposta economica, dal fatto che un condomino o un'assemblea si può mettere di traverso, è sicuramente qualcosa che fa cadere l'interesse e quindi non ci porta oggi ad essere in grado di svilupparle facilmente. Cosa ci aspettiamo? Cosa serve secondo noi smussare, e credo che andremo sicuramente a breve a vederle superate, soprattutto grazie a situazioni come queste e spero poi a momenti in cui le riusciremo a condividere anche istituzionalmente tramite Modus SE o tramite altre occasioni in cui le potremo rappresentare. Incentivi. Allora, gli incentivi sono un tema delicato, ne abbiamo parlato, è giusto il timing, però è importante parlare anche di quello che dicevi tu all'inizio, no? Cioè renderli retroattivi oggi danneggia il mercato, perché dire a un cliente oggi guarda sì, installati la tua wallbox perché l'incentivo che arriverà ti permetterà di poi sostenerne un po' del costo, non siamo in grado di farlo, non è qualcosa che è immediato o di facile comprensione. Sicuramente c'è il tema dell'incentivo indiretto, il ritardo degli incentivi sui veicoli rendono il problema della maturità dell'esigenza ancora più importante, perché nel momento in cui non ci sono immatricolazioni questo problema continua ad esserci. C'è un tema di comunicazione e consapevolezza, quindi assolutamente ben venga il vademecum procedurale piuttosto che guide che possono essere fatte, così come esistono oggi per la guida alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico, però sicuramente quello è qualcosa che aiuta soprattutto nella consapevolezza del consumatore, ma anche dal punto di vista del patrimonio immobiliare, che faccio un esempio, nessuno oggi è in grado di capire o stimare qual è il beneficio della infrastrutturazione o predisposizione di un condominio all'auto elettrica. Se banalmente anche a chi non ha oggi un'auto elettrica fosse chiaro che il suo immobile acquista x mila euro di valore perché ha una predisposizione, sicuramente una delle barriere la riusciremmo a superare. Ultimo, e chiudo veramente, ti chiedo scusa, nuovi modelli di business. Quello di ChargeGuru è ovviamente un modello di business con cui mi complimento perché sono i primi che l'hanno portato
sul mercato è ovviamente un modello di business che operatori come noi che si occupano di fornire servizi possono sfruttare e possono sicuramente proporre abilitando la diffusione di questi sistemi di ricarica. Su questo sicuramente ci aiuteranno i documenti di consultazione di cui parlava il collega dell'Arera prima, quindi sicuramente l'evoluzione adesso verso una BTVE nei contesti condominiali, fatemi usare questo non proprio termine, però parliamo di tariffe pertinenze, però è esattamente questo, no? Chiaramente la regolazione con cui siamo in contatto, perché è chiaro che su quel DCO ci siamo confrontati diverse volte, sicuramente quelli sono elementi che ci aiuteranno a rendere il pacchetto di servizi, infrastrutture e ricarica più veicolabile, più diciamo scalabile su tutti il potenziale di mercato che vedevamo e che ci illustrava Modus prima. Basta, chiudo. Va bene, grazie. Grazie. E alla fine poi ovviamente l'amministratore di condominio è quello che ha la palla in mano, la boccia in mano, quindi io l'ho tenuto per ultimo anche se abbiamo un po' sforato i tempi, però tutto quello che stiamo dicendo è documentato in un filmato che pubblicheremo, quindi chi è dovuto scappare perché aveva il treno se lo guarderà. Ecco, quella persona di mezzo che può aiutare a spiegare tanti concetti che tu, Lorenzo, stavi elencando, cioè il valore aggiunto di avere la ricarica, i vantaggi, le soluzioni, rassicurare, eccetera, è l'amministratore di condominio, no? Allora, intanto ringrazio per l'invito, io sono il segretario nazionale del Centro Studi di ANACI, sono di Bologna, si sente anche dall'accento, dalla S. L'ho tenuta per ultimo anche perché lei non ci mette tanto ad arrivare a casa come me. Ecco. Assolutamente. Allora, abbiamo parlato tanto di condominio, tanto di amministratore e diciamo da quanto ho ascoltato sembra quasi che l'amministratore e il condominio siano, tra virgolette, l'ostacolo a questa diffusione di questi collegamenti che, ripeto, sono il futuro, cioè bisogna e si arriverà a quanto è stato descritto da chi ha presentato tipologie di collegamenti. Il problema non è tanto dato dalla tecnologia, perché molte volte si parte dalla ricerca tecnologica senza sentire chi poi la deve mettere, perché ci troviamo con un codice civile del 1942 riformato in qualche articolo nel 2012. Se voi pensate la normativa, adesso prima qui c'è il comandante dei Vigili del Fuoco, abbiamo una circolare, neanche un testo normativo, una circolare del 2018. Purtroppo la normativa non è tanto adeguata a questa innovazione, quando l'innovazione invece ce n'è necessità. Bisogna dividere il discorso wall box del singolo box da impianto comune, che è quella il vero punto di arrivo. Sulla wall box, ciò che ha elencato il professore, la scaletta è quella. Mi dispiace, adesso non c'è più, che abbia trovato un amministratore. Uno di quelli che dovuto scappare perché è di Milano. Mi dispiace che abbia trovato un amministratore non preparatissimo, perché effettivamente non serve nessuna assemblea per installare la wall box all'interno del proprio box. Ecco, se devo fare un appunto, lui ha citato il 1102 del Codice Civile, che è quello, l'articolo che gli consente ad ogni condomino di far uso delle parti comuni, diciamo, bisogna citare anche il 1122, dove l'affermazione che l'amministratore non è interessato se non riceve la documentazione non è assolutamente vero. L'amministratore, 1122, prevede che ogni condomino che metta le mani su un impianto comune per la propria proprietà privata deve darne preventiva comunicazione all'amministratore, che deve informare l'assemblea. Non ultimo, c'era anche il Vigile del Fuoco che tra le cose che ha detto lo ha ricordato, l'amministratore è responsabile dell'attività. Quindi in quanto responsabile dell'attività, la circolare del 2018 recita proprio che il responsabile dell'attività a seguito dell'installazione si attiva immediatamente a recuperare la documentazione. Cioè, hanno scritto questo nella circolare. Io che, se il condomino non mi comunica niente, mi devo attivare immediatamente a recuperare la documentazione.
me lo deve dire, scrivete le cose come vanno indicate. Parliamo invece del futuro del collegamento multiplo e condominiale della possibilità di ricarica delle auto. Purtroppo ci si dimentica che nel condominio, è stato detto, l'interesse collettivo che dovrebbe farla da padrone, cioè tutti vanno in piazza per manifestare contro la guerra e compagnia bella, però poi nel nostro piccolo, appena, non so, il vicino mette, fa la pianticella o il portombrelli e viene giù il mondo, urla se non si arriva a chissà che cos'altro, lo vediamo delle testate giornalistiche e al telegiornale, quindi l'interesse soggettivo la fa da padrone. Quindi cosa significa? Significa che l'amministratore, quando porta in assemblea la proposta, perché non installiamo, porta magari anche il tecnico che spiega tutto, costi praticamente a zero per tutti, pagheranno solo quando, nel caso, un condomino avrà necessità del collegamento. Che ce frega? Cioè, non interessa. Perché? Io non ho bisogno. La domanda è: possibile sterilizzare queste posizioni? Mi è piaciuta la similitudine che è stata citata da qualcuno, non mi ricordo chi, tra i collegamenti in fibra, per la fibra, per internet, e questo sistema. Perché anche lì le stesse, parliamo della stessa cosa, però attenzione, con la sola differenza che la fibra, c'è un codice delle comunicazioni dove obbliga il proprietario a non opporre assolutamente ostruzione. Quindi si potrebbe usare una norma uguale per quello. Allora, come per i nuovi edifici, come chiacchieravamo prima dell'inizio, come per i nuovi edifici mi ha messo la regola, obbligami in maniera tale che voi votate contro, io amministratore lo faccio lo stesso. Punto. Vuoi veramente spingere questo sistema? Dimmi che tutti gli edifici che hanno almeno 2-3 spazi dove c'è possibilità di, installala, punto. Allora in quel momento lì, io condomino che non ho l'auto elettrica, ma ce l'ho, allora la compro. Ma oggi non ho stazioni di ricarica, o penso di installarla con la wallbox, oppure quel sistema lì non riuscirà ad attecchire fino a che non ci sarà la maggioranza di condomini che hanno l'auto elettrica, che vengono in assemblea e mi votano a favore. Ma quello non succederà se non hanno i primi modo è un cane che si muove anche ancora. A causa delle nuove tariffe il legislatore bisogna che si metta una mano al cuore e dica: questa cosa qui, allora, ogni edificio che ha degli spazi che possono essere destinati a parcheggio deve installare, perché se parliamo nelle autorimesse condominiali, gli spazi sono talmente stati sfruttati che non c'è lo spazio per mettere una ricarica, tra virgolette, per tutto comune, uno spazio, si mettono tante wallbox col collegamento condominiale, però fino a che non trovo in assemblea una maggioranza che mi vota. Nel 2012 hanno riformato il condominio e hanno dato la possibilità di installare impianti per energia rinnovabile con una maggioranza ridotta. Perché non mi fanno una piccola modifica e non mi inseriscono anche le ricariche per autoveicoli? Perché? Purtroppo in Italia, pensiamo solo al discorso, adesso non voglio allargare, però per farvi un esempio che capite subito, superbonus, abbiamo efficientato tutto, pannelli, impianti, se viene una scossa di terremoto e siamo zona sismica qui a Bologna, viene giù tutto, pannello, impianto, cioè non abbiamo pensato alla sicurezza. Ma c'era il bonus anche antisismico, erano due cose diverse. Era più complicato, significa che per il bonus sisma io devo fare degli interventi grossi, quindi devo mettere mano alla mia abitazione, il cappotto lo metto fuori, in casa non mi entrano, perché mettere le mani su pilastri, travi, solai, significa entrare in casa. In Italia l'italiano medio dice: che interesse ho a fare questa cosa qua?
ma non capisce quella che è l'importanza dell'interesse collettivo rispetto all'interesse soggettivo. Ecco, ma appunto, oggi vince ancora l'interesse soggettivo. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiedere, è chiarissimo il discorso normativo e secondo me è l'ABC, no? È la base. È la base per tranquillizzare anche voi. Però come si potrebbe, sarebbe interessante cercare di quantificare il valore aggiunto di avere in un condominio la possibilità di ricaricare l'auto. Ci deve essere, bisogna trovare uno studio, perché questo innescherebbe un interesse di tutti, anche di quelli che non hanno l'auto elettrica, ad avere un edificio che ha maggior valore. Il discorso ho l'obbligo, non vogliono installare le linee vita. A volte si fa fatica a installare il crepuscolare, si figuri qualcosa. Allora, c'ho l'auto elettrica? Interessa. Non ce l'ho? Me ne frega niente. È evidente, però bisognerebbe. Il problema che anche mi devono dare l'obbligo ad ogni stabile che ha un minimo di spazio per il parcheggio, tu la installi. Allora parliamo poi di costi in ogni caso, che divisi per tutti, sì. Ma loro dicono: ma perché? Non mi serve. Questa è la mentalità, certo. Non è ancora passata questa mentalità. Se uno fa tanto di mettergli quell'obbligo, dopo chi, tra virgolette, se ne frega, dice: ma aspetta bene, ce l'ho, lo sfrutto, prendo la macchina elettrica anch'io. Sì, beh, però anche valorizzare, cioè far capire che c'è una valorizzazione, cioè stai investendo sul tuo bene, ecco, cioè non sono, guarda, i soldi fatti per fare il piacere all'altro condomino. Lo so, però il discorso purtroppo comporta un cambio di mentalità dove magari, adesso sì, è brutto sì, dirlo, sì, un po' la generazione va... No, ma noi che andiamo in auto elettrica lo vediamo in tutti, anche con l'auto elettrica che succedono queste cose. Comunque, questo senta, è il punto. Io la ringrazio, grazie, mi fanno segno che siamo già andati, dobbiamo oltre, staccare, non so se ha qualcos'altro da aggiungere, no, però io è stato chiarissimo. Grazie, la grazie.